Stanno facendo parecchio discutere alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex difensore di Bari e Verona, Lorenzo Sibilano, dichiarazioni che Sibilano avrebbe rilasciato al quotidiano Scaligero l'Arena. Nell'intervista vengono riportate le seguenti parole che leggiamo. Al 90% domenica sarò al Bentegodi, a Bari lo sanno da anni, appena posso guardo l'Hellas in TV o vengo a Verona allo stadio. Sono un doppio ex, ma il mio cuore è rimasto lì a Verona. Dichiarazioni che non sono state gradite ovviamente dai tifosi biancorossi. Per capire come stanno realmente le cose abbiamo con noi proprio Lorenzo Sibilano. Ciao Lorenzo. Salve, buonasera a tutti. Allora Lorenzo, queste dichiarazioni le hai rese sì o no? Allora, diciamo che si è creato subito un equivoco, perché comunque è stata un'intervista fatta 3 settimane fa, prima della partita Spezia-Verona, in cui parlavamo proprio dello spareggio perso a Spezia e quindi si evocavano, diciamo, i ricordi di quella partita, di quella retrocessione. E poi comunque mi è stata fatta qualche domanda su Verona e non nascondo che nutro affetto verso Verona, per la piazza di Verona, per come sono stato trattato, per come è stata la mia famiglia, questo assolutamente. Però la cosa che mi dispiace è che sia stata poi cambiata il contesto, perché della partita Verona-Bari io ho parlato questa settimana solo sull'altra radio, mentre con loro dell'Arena non ho mai parlato della partita Verona-Bari. E quindi poi è stato messo il titolo di Verona-Bari e la mia dichiarazione di affetto per Verona è stata contestualizzata praticamente nella partita Verona-Bari. E quindi si è creato tutto questo putiferio, che me ne dispiace. Cioè io tifo sia per il Verona sia per il Bari, assolutamente, perché tifo per cui ho indossato la maglia e per cui ho allenato, quindi non ci sono distinzioni per questo discorso. Però, come la cosa che mi ha dato più, perché comunque è stato cambiato il contesto e è stato fatto poi un articolo ad hoc per questa partita. Lorenzo, quindi per chiudere definitivamente il caso, domanda secca. Domenica per chi farà il tifo? Domenica ti farò calcio, perché la cosa, forse quando ho iniziato a fare l'allenatore, a me piace vedere le partite in un altro modo, cioè mi piace vedere le partite dal punto di vista tecnico-tattico e quindi mi piace vedere il bel calcio. Io quello che spero, siccome andrò a vedere la partita con la mia famiglia, è di vedere una bellissima partita di calcio. Poi il risultato finale non mi interessa, ma spero che il risultato finale per quanto riguarda il campionato, che sia Verona sia Bari, alla fine raggiungano l'obiettivo della massima serie.